Fare giusto una considerazione probabilmente doverosa visto l'attacco mediatico che ha ricevuto il Movimento No TAV tra ieri e oggi, riguardo a quello che è successo in Clarea l'altra sera, un atto che come Val di Susa non abbiamo difficoltà a identificare come un atto di resistenza, però più che altro volevo puntare l'attenzione più che altro alla motivazione di questo cancan mediatico che c'è stato, perché è evidente che continua questo momento di difficoltà anche da parte loro, perché comunque noi non molliamo e quindi il semplice fatto che, come ammette Alfano, di accelerare il processo di approvazione del insomma, di inizio dei lavori anche per il resto della valle, insomma, di approvazione dell'opera in sé, trova sfogo proprio cercando di appigliarsi a questo tipo di episodi. L'altra motivazione per cui è stato fatto questo tipo di attacco al movimento è anche quello di cominciare a farsi forza, a raccogliere tutte le forze possibili e immaginabili da parte loro per resistere a un'altra estate di lotta come quella che sarà quella di quest'anno del campeggio e quindi cominciando a mettere dei paletti che sono sempre più lontani dal cantiere, che sono sempre più invadenti all'interno della valle. Si parla di militari in più, quindi di costi maggiori, di zone rosse. Insomma, siamo alle solite, ci siamo anche abbastanza scocciati, di essere trattati veramente soltanto come un problema di ordine pubblico. Tra l'altro, questo atteggiamento è evidente che è fallimentare, perché se siamo ancora in piedi, vuol dire che non funziona. Si parla anche tanto del fatto che siamo diventati un simbolo, sotto tanti, tanti aspetti. Sicuramente noi ci tenevamo a questa cosa perché avevamo la necessità di, come dire, contagiare altre lotte in Italia, tante persone, in questa cosa ci siamo riusciti e quindi proprio questa fonte di contagio, quella che loro vogliono abbattere. Quindi in realtà sono loro che ci hanno dato questo simbolo e questo simbolo vogliono abbattere con le manganellate. E quindi niente, insomma, soltanto questo era tanto per puntualizzare un paio di aspetti. Chissà perché i giornali, le televisioni parlano sempre soltanto a senso unico. Chissà perché nessuno ha parlato di quello che abbiamo fatto girare ieri, oggi, del fatto che l'altra notte qualcuno ci ha distrutto quello che c'era nella baracca di lamiera, ci hanno tagliati tutti i teli, ci hanno rovesciato la stufa e tutto il resto. Allora, sabotaggio è loro. Sabotaggio l'altro. Io sono qui perché vorrei fare due o tre considerazioni sul sabotaggio. Parliamo di Gandhi. Gandhi ha esercitato per un certo periodo la violenza contro le cose, distruggendo i tessuti occidentali. Nella sua ottica, era un gesto che serviva a rimarcare il principio Swadeshi, vale a dire la valorizzazione delle industrie locali, per lo più artigianali. I suoi strumenti di lotta sono i mezzi di lotta non violenta, quale la non collaborazione, la disobbedienza civile, il boicottaggio e il sabotaggio, il programma costruttivo e alternativo e tante piccole azioni tecniche e modalità. Dice Gandhi, anche le cose materiali vanno rispettate. In ogni caso, se si decide di ricorrere al boicottaggio e poi al sabotaggio, l'obiettivo dell'azione deve essere mirato
e non deve comportare pericolo per nessuno, se non per gli affari economici o politici della controparte. Noi abbiamo sempre detto che rispettiamo le persone. Abbiamo sempre detto che non spariamo i lacrimogeni ad alzo zero addosso alla gente. Noi non spariamo proprio i lacrimogeni. E non vorremmo averli. Aldo Capitini, che è stato un grande teorico della non violenza, nel libro Le tecniche della non violenza di Feltrinelli, a pagina 111, dice: il sabotaggio è una tecnica della non violenza solo quando non vi è rischio per l'esistenza di esseri viventi. È una delle misure di carattere estremo quando il danno che viene apportato è superato dal danno che il funzionamento di quel servizio apporta. Allora, mi sembra che quello che vogliono fare qui in valle ha un danno incalcolabile e irreversibile. Qualche attrezzatura che può andare a rotoli mi sembra che valga molto meno. Dice ancora sempre Capitini: mentre il boicottaggio rimane nell'ambito della legalità, il sabotaggio è assalto al funzionamento di un servizio, di un'industria, di un'impresa pubblica o privata, con danno o distruzione, e quindi oltre il limite della legalità. È una delle misure di carattere estremo, quando il danno che viene apportato è superato dal danno che il funzionamento di quel servizio apporta. È una tecnica della non violenza? È stato risposto che essa lo è solo quando non colpisce gli esseri viventi, particolarmente gli umani. Io credo che posso anche fermarmi qui, perché la serata è lunga e credo che vadano affrontati ben altri argomenti. Però voglio aggiungere un paio di considerazioni. Quel cantiere è illegale, non c'è il progetto esecutivo. Non è che se ci fosse il progetto esecutivo noi saremmo contenti e non faremmo più nulla per ostacolarlo. Ma intanto quel cantiere è illegale perché non c'è il progetto esecutivo. Perché non fanno il progetto esecutivo? Perché non rientrano nella legalità? Perché LTF affida gli appalti alle ditte che non hanno la certificazione richiesta dalla legge? E poi nelle giustificazioni inviate ai sindaci scrive che non ce l'hanno, però ce l'ha l'altra ditta, che non è vero, però poi lo ottiene, sì, ma un anno dopo, quando è scaduto il contratto, raccontando un sacco di bugie. È legale questo? Hanno occupato militarmente un'area che non c'entra assolutamente nulla con il cantiere. Hanno occupato militarmente un'area che la legge non gli consente. Perché quell'obbrobriosa legge che ha fatto del cantiere un sito di interesse strategico nazionale militarizzato riguarda soltanto l'area del cantiere approvata dal CIPE, non tutto il resto che hanno preso. E tutto il resto che hanno preso è oltre 20 volte quello che era l'area del cantiere. Come mai la magistratura queste cose non le vede mai? Ci hanno bruciato i presidi, ma la magistratura non ha mai indagato.
sparato in faccia alle persone e la magistratura ha proposto l'archiviazione. Se pensano che noi accettiamo quello che ha detto quel sottosegretario, e cioè che le popolazioni devono rassegnarsi perché ormai l'opera è stata decisa, beh, sappiano che la parola rassegnazione in Val di Susa non esiste. Grazie.